L'innovazione riguarda lo sviluppo di un'app capace di mettere insieme sia il rilievo tecnologico, quello cioè della nuvola di punti acquisito con il laser scanner 3D, ma sia anche la qualità dell'immagine fotografica, realizzando quindi un rendering tridimensionale virtuale che possa essere però fruito anche dalle persone disabili. In che modo? Semplicemente utilizzando quello che noi chiamiamo una guida ausiliaria, che attraverso la app possa percorrere il sito archeologico e descrivere sia la situazione di fatto, cioè il rudere, ma anche la ricostruzione virtuale dello stesso. Sarà appunto il disabile, che non potrà visitare il sito, a indicare alla sua guida ausiliaria dove quello che vorrà visitare e come lo vorrà visitare, e lui a sua volta potrà visualizzarlo nell'app del suo cellulare oppure su un totem multimediale situato in loco.